L'allenamento è andato più che bene, mi sono allenata per un'ora e mezza, ho fatto anche tipo 5-10 minuti, 10 minuti se mi sbaglio di gare, non mi ricordo neanche, di solito non lo faccio mai, ma ci voleva. E quindi estate non ti temo, adesso io già ho il pensiero dell'estate, quindi le braccia crescono e ci piace. Sono quasi le 11 e vi do anche il buongiorno. Allenamento terminato. Come vedete, qui dovrà scomparire in questi 3-4 giorni perché poi ci dobbiamo preparare alla Befana. Ho deciso di farvi questo tipo di video così da farvi vedere cosa mangio in questi 3 giorni. Come avete visto, stamattina sono 64,5, quasi 65, e il mio peso è 60, quindi ho messo questo 4,5 kg. Ma speriamo che, non dico di scenderli tutti, ma almeno 2-3 kg di toglierli in questi 3 giorni, perché alla fine sono gonfiore, liquidi. Quindi bevendo tanto, infatti una bottiglia da 2 litri già è andata via e adesso mi aggiusto e andiamo a camminare e quindi ritorniamo a casa a piedi, che sono 2 chilometri. Un altro litro d'acqua e mezzo nella giornata, vi aggiornerò anche sull'acqua, mi raccomando bevete tanto 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 tanto. Sì, io sono seduta qui vicino alla stufa perché fa freddo, ho messo l'acqua qua perché praticamente mi hanno messo l'acqua mia, questi monelli, fuori al balcone che faceva freddo, l'ho portata dentro e si è praticamente congelata e quindi mo fredda non me la riesco a bere. Mi fa male lo stomaco e quindi la smettete un po' qui per farla un po' riscaldare la testa. E comunque un altro litro d'acqua e mezzo, quindi quando finirò vi farò vedere che ho finito anche quella, vabbè. Poi vi aggiorno e questo qui è il terzo litro d'acqua e mezzo della giornata, che arriveremo sicuramente a 4 litri e mezzo, perché pensate che sono le 2:09 e già stiamo bevendo questo, quindi bevete tantissimo dopo gli sgarri, dopo tutto, bevete, 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 così farete tanto plim plim e i chili se ne vanno. Certo, logicamente non solo con l'acqua, anche attività e alimentazione sana. Quando la casa è piena di fumo e l'unica soluzione è questa, arrangiarsi, però allo stesso fare merenda, quindi non farò la cosa figa che vi farò vedere la preparazione perché vi faccio vedere un po' come sto, ma la merenda non può mancare, quindi assemblo il tutto e vi faccio vedere. Un altro litro e mezzo di acqua finito, quindi per questa giornata abbiamo bevuto 3 litri d'acqua e mezzo. Top. Quindi noi ci vediamo domani con il secondo giorno. Oggi relax, come vedete non ho fatto nessuna foto della palestra perché non sono andata stamattina, mi sono ascoltata, tenevo sonno, veramente troppo sonno da quando sono iniziate le feste, non mi sono riposata e quindi eccomi qui a letto. Ma come avete visto stamattina però mi sono svegliata lo stesso per fare colazione e pesarmi e sono scesa 1,5 kg.
bevendo tanto. Eccola lì, stamattina ho iniziato un altro litro d'acqua e mezzo e già è quasi finito. Vedete? Sta poco, sta lì. Un'altra bottiglia terminata. Andiamo a prendere un'altra bottiglia, ma quella di 2 litri. Infatti, questo video non mi vedrete perché sto sempre in modalità così io, e quindi sono un po' accessorino, quindi mi vedrete sempre parlare. E io spero che sta venendo qualcosa di buono e che vi piacerà. Mi è venuta voglia di qualcosa di dolce, sapendo che sono le 2 e qua 15, ho finito di mangiare, tipo ho mangiato a mezzogiorno, quindi potete capire. E quindi proviamo insieme questo biscotto, io ho già provato, quindi adesso io mangio questo qui e vi lascio i macros qui. Ho fatto così io ed è qualcosa di bellissimo, sembra un cookies, cioè guardate. È davvero buono, io questo qua lo amo. Qui con la merenda, questo qui è il latte con il cacao amaro, vi lascio tutte le dosi come sempre prima di farvi vedere qualsiasi cosa, con 6 fette biscottate integrali, sono le 5 e mezza e quindi prima di uscire mi prendo una bella tazza di latte fumante perché fuori fa freddo, oggi hanno fatto anche dei fiocchi di neve ma non sono riuscita a riprendervi niente. E poi andrò al centro commerciale, quindi camminerò, poi ci vediamo stasera con la cena. Dirvi sì, con la mia tazzina sporca, ma comunque è buonissimo il latte e cacao, cioè adoro. Volevo dirvi che essendo che era molto amaro il cacao, che ho usato quella della Perugina, ho messo anche una goccia di dolcificante. Potete usare qualsiasi, io ho usato quello là al cioccolato giusto perché era cacao, allora ho detto vabbè usiamo questo al cioccolato e devo dire che è una cosa eccezionale, poi è bello caldo, adoro. Bella, ma poi la mia tazza, questa tazza che ci ha accompagnato per tutti i video natalizi, eccola qui, ritorna. In più ho aggiunto una fettina di fesadilla, pollo se non mi sbaglio, eccola qui. E adesso si mangia, questo è il mio abbinamento preferito, tengo veramente fame. Ho camminato tantissimo perché sono andata al centro commerciale, ho fatto 8.000 passi, quindi sulle quasi 250 di calorie se non mi sbaglio, quindi ci sta. E anche per questa giornata la seconda bottiglia d'acqua da 2 litri è finita, quindi per oggi siamo a quota 3 litri e mezzo, non butto la bottiglia a terra perché stanno tutti dormendo e quindi noi ci vediamo domani con la prova. Bilancia! Ecco qui, arrivati con la cenetta, mi scuso se avete visto oggi foto solo, ma non era veramente, non volevo farlo, cioè volevo stopparlo fino a ieri perché ho detto vabbè comunque le stesse cose, poi oggi mi è venuto l'arco di quinto, un nuovo amore per un nuovo piatto e quindi vi ho lasciato la foto. Petto di pollo, avocado e fette wasa che insieme fenomenale.
Allora, da come avete visto, in questi giorni vi ho portato con me subito dopo il primo, cioè dal 2 al 4, perché oggi non vi ho fatto vedere ed è 5. Allora, cosa ho fatto in questi giorni? Infatti è la prima volta che mi vedete, perché negli altri video, cioè in questi video, mini video che vi ho fatto vedere, non mi vedevo io. Allora, semplicemente io ho fatto, pesavo 64,5, quasi 65, e oggi mi sono pesata stamattina con voi, sono 62 e un'ambroglia, vabbè, comunque 62. Quindi alla fine il mio obiettivo in questi 3 giorni era di scendere questi 3 kg, però perché io in 3 giorni ce l'ho fatta a scendere questi 3 kg? Allora, perché io ho sempre fatto un'alimentazione sana, questi 3 kg sono stati accumulati dal 24 al 25, quindi in questi 2 giorni che ho mangiato un po' da schifo. Poi il 26 ho mangiato bene fino al 29, quindi quei chili del 24 e il 25 sono stati smaltiti, ma questi chili che io tenevo in più sono dal 30 al prima, quindi in questi 3 giorni che veramente ho mangiato tanto, però io allo stesso tempo ho anche camminato. Quello che io ho messo non è grasso ma sono liquidi, erano tutti liquidi in eccesso, perché non stando sempre a casa, stando sempre fuori casa, in questi 3 giorni se ho bevuto 1 litro d'acqua al giorno è esagerato. Per io che sono abituata a bere anche 3-4 litri d'acqua al giorno, a volte anche 5. Quindi io, perché come avete visto ho fatto la differenza, io in questi 3 giorni ho messo questi 3 kg che in 3 giorni, come abbiamo detto, se ne sono andati. Io vi dico una cosa, se voi avete chili, questo video è per chi come me, tipo pure a mo', perché questo video uscirà al 7, quindi dopo la Befana vi può aiutare. Io non sono nessuno, per me sono tutti consigli, come ho fatto io dandovi anche la prova, sì, dico là perché c'è la bilancia, dandovi anche la prova. Quindi se voi avete chili accumulati in mesi di alimentazione sbagliata, non potete pretendere che dopo 2 giorni tutti questi chili vanno via. Però se voi vi mettete dal primo giorno fino a quando voi vorrete, in 1 mese, 2 mesi, questi chili andranno via. Però sempre un consiglio che vi do è andare a fare un deficit calorico. Io, come avete visto, ho fatto un deficit calorico, io ho un piano alimentare di 3000 calorie al giorno, però io in questi 3 giorni ne ho assunte 2000, quindi sono andata in deficit calorico di 1000 calorie. Il consiglio che vi do è bruciate di più e consumate di meno, nel senso, io ho fatto anche cardio, non mi sono buttata ore e ore sul tappetino perché io preferisco camminare all'aria aperta, però ogni giorno ho fatto i miei 10.000 passi. Quelli li ho fatti e mi sono anche allenata, come avete visto, quel giorno in palestra. Ho fatto solo un giorno di allenamento in palestra, però per comunque farvi capire che il peso comunque è diminuito. Quindi non bisogna solo, bisogna anche controllarsi a tavola. Quindi non bisogna che io mangio, tanto poi vado in palestra e dimagrisco. No, perché se io vado in palestra e poi mangio male, io non dimagrisco mai, quindi posso farvi quello che voglio. Quindi io vi consiglio di bere tantissimo, infatti quello che c'era mi erano i liquidi in eccesso veramente, infatti non so quanto blim blim ho fatto e adesso mi sento meglio, mi sento più sgonfia perché sono rientrata nei miei panni, cioè 65 a 61, questi 4 kg in più si sentivano perché erano tutti accumuli. Oggi mi sento l'addome un po' più sgonfio, normale. Oggi è il 5, domani è la Befana, quindi oggi farò anche oggi un deficit calorico. Però io da anche lunedì, però poi da martedì si ricomincia, perché sinceramente basta che io rimango sul mio peso 61, di più non voglio scendere e quindi mi basta così. Io spero che questo video vi sia stato utile, io ve l'ho detto, questo è solo un consiglio, qualche spunto di qualche ricettina infatti del piatto che ho preparato. Io poi, come avete visto, vi ho scritto tutti i macro, vi ho scritto gli ingredienti, tutto. Quindi se vi fa piacere questa tipologia di video, scrivetemelo giù nei commenti, fatemi sempre sapere, mi raccomando, supportatemi con un like e iscrivetevi al canale, se volete attivate anche la campanella. Quindi spero che veramente di cuore che questo video vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo registrarlo, darvi qualche consiglio e nulla, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!